Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio del 10 Minutes Live Trading. Stavo pensando ho visto ieri un documentario in televisione sui leoni. Sono appassionato di felini e quindi ogni volta che c'è qualcosa che parla di, appunto, di felini mi rimango a guardarlo. E mi è venuta in mente questa metafora che è molto, secondo me, molto interessante da fare. C'è una credenza. Soprattutto perché si avvicina al mondo del trading per le prime volte, e quindi è ancora un novizio, che più tempo si fa trading, più si guadagna. E questa non è affatto una verità. Anzi, per quanto mi riguarda, la mia esperienza personale è stata proprio l'inverso. Io ho cominciato a fare il day trader, cioè il trader che fa trading su time frame molto piccoli, 5 minuti, un quarto d'ora. Quindi sono operazioni che si risolvono nell'arco della giornata. E ho smesso poi di fare day trading e proprio nel momento in cui ho smesso e mi sono creato invece strategie nuove che mi facevano stare sui mercati, uno con time frame di più ampio respiro, quindi time frame giornalieri o addirittura settimanali. Bene, quando ho cominciato a crearmi strategie di più lungo respiro, ho cominciato a guadagnare di più. E per tornare all'analogia iniziale, ieri c'era una frase del commentatore del documentario che diceva: i leoni cacciano, ai leoni basta cacciare poche ore al giorno per mangiare e quindi sopravvivere, il resto delle ore lo passano appunto riposando, o essenzialmente riposando, dormono moltissime ore al giorno. E mi era proprio venuto in mente questa analogia, come anche io effettivamente proprio nel momento in cui ho cominciato a fare meno con il trading, quindi a dedicargli meno tempo, ovviamente trovandomi le strategie che mi permettevano di fare quello, ho cominciato a guadagnare di più. Ed è proprio quello che ho fatto nel percorso del 10 Minutes Live Trading, in cui vi ho fatto vedere in diretta, sotto agli occhi dei partecipanti, come sia possibile, anche se non hai tempo, anche se fai un altro lavoro, anche se hai mille impegni nella giornata, ritagliarsi una decina di minuti, il tempo di una pausa a caffè, perché i video del 10 Minutes Live Trading, le dirette del 10 Minutes Live Trading le ho fatte, le ho svolte proprio durante le pause ai caffè mentre ero al lavoro. E quindi far vedere come sia possibile usare il trading per crearsi un'entrata aggiuntiva, dedicandogli davvero poco tempo. Ovviamente sono arrivato a questo risultato dopo tanto studio, tanta pratica, soprattutto dopo aver provato e riprovato finché non ho trovato i trading system e le strategie giuste che mi permettevano di fare questo. Ed oggi al trading dedico davvero poco tempo nella mia giornata perché faccio tantissime altre cose. E il trading è solo una di queste ed è solo una delle entrate che ho a fine mese e a fine anno, perché credo nella diversificazione, credo che nel business bisogna non dipendere dal, meglio, nella vita bisogna non dipendere da un unico business, ma da più business che ti generano più entrate, in modo tale che se qualcosa va male con una cosa, hai altre fonti di reddito. Bene ragazzi, vi lascio all'appuntamento di oggi, del 10 Minutes Live Trading. Se non hai visto i video precedenti, usa l'hashtag 10minlivetrading e troverai tutti quanti i miei video delle dirette che ho pubblicato su YouTube, così vedrai come giorno dopo giorno applico alcune delle mie strategie per trovare opportunità, identificare opportunità, aprire operazioni e crearmi un guadagno extra con il trading. Bene ragazzi, è tutto per oggi, noi ci vediamo prestissimo, come al solito buon trading a tutti, ciao! Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultimo episodio di questa settimana, quindi terza settimana dedicata al live trading. E avrete sicuramente visto già il video di review della settimana precedente. Abbiamo un risultato maturato nelle ultime 2 settimane di trading pari al più 6,53%, quindi abbiamo fatto quasi un 7% di profitto sul nostro capitale. Questa settimana abbiamo avuto poche operazioni messe a mercato. E vi faccio vedere che, tra l'altro, vi faccio appunto subito vedere. Andiamo a parlare di due operazioni che una l'abbiamo diciamo già da un po' in macchina e finalmente oggi si sta cominciando a muovere. Ecco, vedete che eravamo entrati un po' di giorni fa su questa operazione. Abbiamo già il break even praticamente a zero. Adesso sembrerebbe che oggi si stia muovendo bene.
Probabilmente qui avevamo un rischio rendimento pari superiore all'1 a 2, quindi era un'ottima operazione. Siamo arrivati, il take profit lo prenderemo su questi valori di prezzo, quindi fatemi correggere qua. Ecco qui, su questi valori di prezzo dovremo prendere il nostro profitto. Questo era il CAD nei confronti dello Yen time frame 1 ora. Andiamo a vedere invece l'operazione che ho messo anche sulla pagina Facebook. È un'operazione di continuazione del trend. Era sul euro pound. Vedete che faccio un po' di zoom. Vedete euro pound, l'euro pound si sta muovendo al rialzo e in questo istante sta ritracciando, quindi sta avendo un pullback proprio sulla struttura di prezzi precedenti. L'ipotesi, come al solito, è di entrare con un'operazione o meglio, è di entrare sul rimbalzo di questa struttura e quindi ipotizzare che i prezzi la usino come supporto. Io avevo messo un ordine limit, sono entrato proprio poco prima di quando, poco dopo in realtà aver scritto il post su Facebook, sono entrato a questi prezzi, uscirò qui ho il mio take profit, il mio stop loss l'ho messo sotto il minimo di questa candela per stare un po' protetto. Guardate, un ottimo rischio rendimento 2.28, vediamo adesso come si comporta. Adesso il prezzo, vedete, sta un po' comprimendo su questi valori, del resto guardate qua, insomma, quanto c'è stato prima di muoversi verso l'alto, e vediamo come andrà a finire. E guardiamo un secondo USD CAD, perché mi era stato segnalato, o meglio, mi era scattato un allarme, un alert che avevo messo non so nemmeno quanto tempo fa. Eccolo qua, USD CAD. Volevo farvi vedere sul time frame a 4 ore un bellissimo ABC pattern che si era formato e che poi è andato anche tra l'altro in profitto. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Vedete, adesso il prezzo sta tornando in alto. Tra l'altro potrebbe esserci, mi metto subito un alert perché potrebbe formarsi che cosa? Guardate, potrebbe formarsi un discreto double top. E tra l'altro anche i valori dell'RSI stanno crescendo, stanno andando sopra, stanno arrivando verso i 70-80, quindi qui mi metto un bel alert io nel momento in cui i prezzi dovessero arrivare a questo valore, quindi doppio massimo. Ok, alert creato, fatemi cancellare queste perché su USD CAD avevo visto qualcosa che volevo appunto mostrarvi. Oh, non fatemi spostare l'alert. Ok, perfetto, lascialo pure là. Bene, sì, qui. Ok, qui si era formato questo movimento, guardate. Qua poi c'era stato un pullback. In realtà lo possiamo prendere, questo è un po' troppo ampio. Eccolo qui. E forse questa gamba era esattamente, no, un po' più lunga, però insomma quasi ci siamo. Volevo vedere se c'era stato un ABC pattern, ma direi di no. Ok, guardiamo un secondo euro yen, eccolo qua. Euro yen ha avuto un double top che vedete, vi ricordate, euro yen l'abbiamo analizzato più volte durante questa settimana. C'era questa grossa conformazione di pattern armonici, questo bat, questo Gartley giallo, quest'altro bat in purple. Però fondamentalmente il prezzo sta veramente adesso stagnando all'interno di questi valori. Andiamo un attimo a time frame H1 perché volevo farvi vedere che si era formato un bel triplo massimo, forse anche qualcosa di più. Guardate queste soglie di prezzo qui. Ve l'abbasso un pochino. Guardate quante volte il prezzo ha provato a rompere questa soglia, una volta, due volte, tre volte. Questo era il segnale di ingresso. Purtroppo l'ho perso, era questa mattina. Io questa mattina stavo lavorando in riunione e l'abbiamo perso. Però adesso che cosa possiamo andare a cercare? Un ritracciamento sul livello 61,8 di Fibonacci. Quindi possiamo ipotizzare che il prezzo possa tornare un po' indietro per poi andare a prendere
ovviamente per poi andare a prendere la direzione, e noi avremo un profitto. In questo caso andremo short all'incirca su questi prezzi. Qui metteremo il nostro stop loss, il nostro take profit è qui sotto. Questo sarebbe stato veramente bello prenderlo qui su questo triplo top, triplo massimo. Purtroppo mi è scappato. E comunque abbiamo un rischio rendimento pari a 1,83 anche con ritracciamento 61,8. Quindi questo è un altro alert che mi metterò in macchina. Andiamo a vedere se c'è qualcosa sul pound, dollaro australiano, no, pound yen, vediamo se c'è qualche cosa di interessante. E c'era il nostro test e spalla di ieri, vi ricordate? L'avevamo visto sull'H4, time frame a 4 ore. Vi ricordate, vi avevo detto, eccolo qua, guardate che bello, quasi da manuale, un po' sporco qui, ma altrimenti si è veramente formato bene. Io vi avevo detto, qui non vorrei essere aggressivo e forzare un'entrata perché c'era questo minimo. Infatti guardate qua che... Quando dite poi, quando diciamo l'importanza delle soglie e delle strutture. Guardate, c'era questo spike che mi spaventava e che non mi ha fatto entrare alla rottura della neckline, proprio perché, e ho fatto bene, perché quest'altra candela qui, fatemi zoomare un attimo, è andata ad insistere sullo stesso valore di prezzo e poi il prezzo è tornato indietro. Quindi possiamo dire che non c'è stata una vera rottura, e infatti io metterei questo come valore di prezzo per darmi il segnale eventualmente ad andare short. Quindi aspetterei questa rottura di questa neckline, ma che tenga in considerazione questo minimo. Quindi qua ancora niente. Vediamo un po' il pound con il dollaro. Pound con dollaro. Pound con dollaro. Qui stiamo su di nuovo, eccolo qui, doppio minimo. Guardate che bello. Lo vedrete sicuramente, ma insomma ve lo disegno. Doppio minimo. E tra l'altro è un doppio minimo che ormai è un po' tardi per entrare, credo. Vediamo un secondo qual è il nostro risk reward se dovessimo entrare qua. Questo è il take profit e lo stop loss dovrebbe andare un po' sotto almeno a questo minimo qua per stare un po' tranquilli. Beh, no, abbiamo un ottimo rischio rendimento. Qui se ritraccio un pochino, vi dico la verità, potrei valutare di entrare, però voglio entrare ad un prezzo migliore perché non voglio perdere questa perdita, quindi voglio aspettare di vedere se effettivamente può ritracciare un pochino il pound. Quindi operazione interessante su doppio minimo. Andiamo ancora a vedere. Il dollaro nei confronti dello yen. Dollaro nei confronti dello yen. Qui abbiamo già un'operazione aperta. L'avevamo aperta su questo bet pattern. E vedete che abbiamo quasi raggiunto il profitto. Il profitto che però stavo guardando un po' le soglie di Fibonacci. Vedete, il prezzo sta un po' facendo fatica a rompere questa soglia, quella del livello di 38,2. Quindi vi dico che metterò lo stop loss a break even perché ho raggiunto quasi più dell'80% del mio profitto. Quindi non sono più disposto a perdere nulla. E vediamo un po' che cosa fa il prezzo. Potrei decidere anche nella giornata di oggi di spostare il take profit e metterlo sul livello 38,2. Ok, vediamo un po' come va a finire questa operazione. Del resto il rapporto rischio-rendimento era molto buono. I 10 minuti sono terminati, quindi direi che per oggi è anche tutto. Oggi è l'ultimo webinar della settimana, domani è venerdì, sapete che io il venerdì non opero, non faccio analisi, non imposto trade in macchina. Partirò per una brevissima vacanza pasquale, torno mercoledì. Mi vado un po' a riposare in Toscana, o no, in realtà forse probabilmente Norcia. E noi ci vediamo quindi mercoledì con il video di sintesi di questa settimana per vedere com'è andata e il nuovo webinar della quarta settimana di live trading. Grazie mille per la partecipazione, buona Pasqua a tutti, ci vediamo prestissimo, buon trading!